Sabato 2 aprile alle 20:30, con replica domenica 3 alle 17:30, ad Agrigento apprezzeremo nel nostro teatro lo spettacolo denominato Fiori di acciaio, prodotto dal direttore artistico del Teatro Pirandello della nostra città, Francesco Bellomo, che chiuderà proprio qui il tour dopo aver girato tanti teatri italiani. Fiori di acciaio è tratto dall'opera omonima di Robert Harling per la regia di Michele Andreazzi e vedrà sul palcoscenico della massima istituzione agrigentina un cast stellare tutto al femminile come Tosca d'Aquino, Rocio Morales, Emanuela Muni, Amy Bergamo, Martina Di Fronte e Giulia Weber. Dalle storie e dal confronto di queste donne d'acciaio si delineerà una commedia agrodolce tra sorrisi, commozione, sentimenti, ironia, qualche volta crudele senza mai essere cinica. Uno spettacolo, insomma, scritto per le donne, come sottolinea Francesco Bellomo. Non avevo previsto in cartellone perché essendo una mia produzione ritenevo più giusto dare spazio ad altre produzioni, poi invece il CDA ha insistito perché lo spettacolo venisse messo in cartellone. Sono comunque contento perché sta avendo veramente un grandissimo riscontro. È uno spettacolo dove ci si diverte e ci si commuove, che è quello che serve in questo periodo con delle attrici d'eccezione, da Tosca d'Aquino a Rocío Muñoz Morales, Emi Bergamo, Martina Di Fonte, Giulia Weber, Emanuela Muni, con la regia di Michele Andreazzi.